Lo sapete che facciamo oggi? Oggi facciamo e giochiamo con il riso. Si chiama Stasera Cucino Io, un progetto formativo ed inclusivo realizzato grazie alla collaborazione tra Coldiretti e Associazione Arezzo Autismo. Insomma, la cucina è un linguaggio universale che supera le barriere e dà a loro anche delle tecniche, li insegna a lavorare, li insegna magari a crearsi un mestiere, perché questi ragazzi hanno bisogno anche, una volta che sono più grandi, di avere una manualità molto più elaborata. In questo caso ti dico che imparano più veloce loro che tanti miei alunni delle scuole. All'interno del mercato coperto di Campagna Amica, alcuni ragazzi che fanno parte dell'associazione si mettono ai fornelli. Dopo 2 anni di esperienze in cui abbiamo aiutato a trovare delle location, comunque a fornire esperienze per questi ragazzi, quest'anno abbiamo pensato di mettere a disposizione questo nuovo ambiente che abbiamo aperto a novembre, che è il mercato coperto di Via Mincio, il nostro mercato di Coldiretti, che oltre a essere un mercato dove vendiamo prodotti, dove le nostre aziende agricole vendono i loro prodotti, abbiamo anche realizzato una cucina e degli spazi, diciamo, multifunzionali. Guarda le loro facce, già ti raccontano, e scopri il motivo per il quale vengo volentieri a fare queste cose, per l'associazione autismo, per i ragazzi stessi, perché poi alla fine il risultato che loro ottengono è, guardate i loro occhi, sono già belli brillanti, se vieni qui accanto a me, ormai sei qui, vieni, vedete la brillantezza dei loro occhi e la loro felicità. Un modo per avvicinare ed educare i ragazzi alla manipolazione del cibo e all'acquisizione di abilità in cucina, un passaggio fondamentale per un percorso verso una vita sempre più autonoma. Per le persone autistiche o comunque con disabilità intellettive il cibo è uno stimolo fortissimo, un po' come per noi, per loro forse ancora di più. Noi abbiamo provato a mettere in fila, a codificare questa passione di tanti ragazzi, dando però, affiancandoli con un professionista vero, uno staff di professionisti, ospitati in un posto bellissimo come questo mercato coperto di Coldiretti, e vediamo di dare a questi ragazzi, che sono comunque in età pronta di quasi chiusura a scuola e avvio all'età matura, adulta, di provare a dargli delle abilità e delle conoscenze che possono poi gestire in un'eventuale vita indipendente o comunque a casa con le famiglie. Quindi questo è il nostro obiettivo.